Dottor Stefano Angelici, direttore di medicina interna dell'ospedale di Fermo e responsabile scientifico del congresso di medicina interna dell'area vasta fermana, un appuntamento giunto all'undicesima edizione, ricordiamo che si terrà oggi e domani all'Hotel Royal. Dottor Angelici, qual è il tema di discussione di questo congresso? Buongiorno a tutti, questo è un appuntamento ormai, come diceva, da 11 edizioni. Sono passati tanti anni, ma è un tema sempre attuale, attualissimo, perché parliamo della real life, della vita di tutti i giorni, parliamo di tematiche legate alla popolazione, legate a temi principali di ricovero, alle problematiche che incontrano i medici. Quindi è un'occasione per confrontarci, un'occasione per avere un connubio tra noi, percorsi condivisi, attività di conferma del lavoro svolto ogni anno. E è anche un'occasione soprattutto per la possibilità di avere un rapporto sempre più stretto, un'osmosi culturale e anche fisica tra il territorio e l'ospedale. E in quest'anno avrà anche l'opportunità di essere un passaggio tra ospedale e ospedale, quindi avremo la possibilità di prepararci per affrontare le nuove tappe che saranno prossime nei prossimi mesi, prossimi anni. Certamente che è anche un'occasione, come dire, perché credo che la cosa principale, il fulcro della situazione sia proprio investire sulle persone, investire sulla preparazione, sulle risorse umane, sul personale sanitario. Solo così si possono affrontare delle tappe e secondo me anche dare il giusto risalto o rivalutare la figura del medico che troppo spesso negli ultimi anni è vessata da mille situazioni, da situazioni economiche di ristrettezza, da situazioni pandemiche, dal medico che è costretto a gestire l'acuto, il cronico e poi smette, apre reparti per il Covid, poi l'ondata dell'epidemia dell'influenza e poi si torna alla cronicità, ai casi sociali. E quindi è veramente uno sforzo in una situazione plastica, in divenire sociale, che vede gli operatori che sono in prima linea il rapporto con questa popolazione, vede sempre veramente impegnati fortissimo. Sappiamo tutti che Fermo avrà nei prossimi anni una nuova struttura ospedaliera. E quale sarà il ruolo di questo ospedale anche in funzione del territorio? Beh, sicuramente un traguardo importante che è stato preparato, un'occasione da non perdere, da raggiungere degli obiettivi, dei traguardi, e abbiamo le carte in regola. Soprattutto siamo molto felici che sia tornato il dottor Grinda, perché abbiamo la forte e netta sensazione che una persona che si spenda e metta la faccia, si trovi impegnato in tutte le situazioni e c'è sempre molto vicino. E quindi in questo difficile passaggio tra ospedale e ospedale e nuova realtà, sicuramente sarà una tappa importante, ma ci troverà pronti. Dottor Roberto Grinta, direttore dell'AST di Fermo, lei oggi è voluto essere presente. Qual è l'importanza di questi appuntamenti? Prima di tutto la formazione è uno strumento importante per l'azienda, perché noi puntiamo molto su questo meccanismo operativo e che deve garantire un aumento della qualità e dell'intensità dei nostri professionisti sul territorio. Si parla sempre di più di favorire la deospedalizzazione e di percorsi territoriali domiciliari per l'assistenza. Come si sta muovendo la direzione dell'AST in tal senso? Ma noi prima di tutto dobbiamo iniziare a costruire tutta la progettazione sul PNRR che prevedono le case di comunità, seguendo le direttive della Regione. La Regione sta seguendo questo percorso in maniera pedissequa e stiamo lavorando per fare un'integrazione ospedale-territorio molto, molto precisa. E l'idea potrebbe essere iniziare a costruire un percorso come già abbiamo costruito nella Casa della Salute di Sant'Elpidio di Mare. Volevo ringraziare il dottor Angelici Stefano, il direttore dell'unità operativa complessa della medicina interna di Fermo, che si è prodigato in maniera
intensa di portare avanti questo percorso di formazione, e non solo a livello regionale ma a livello anche interregionale. La presenza oggi di grandi professionisti testimonia questo evento. Giuseppina Bitti e Antonella Farina, le due responsabili scientifiche di questo congresso, come è strutturato questo appuntamento? Buongiorno a tutti intanto. Dunque, la medicina interna sappiamo abbraccia molte branche della medicina, diciamo è la specialità che sintetizza un po' tutte le altre patologie d'organo. Il congresso è strutturato proprio per affrontare un pochino più in dettaglio le varie argomentazioni, quindi è suddiviso in sessioni. Ci sarà una sessione dedicata all'INCO ospedale territorio, proprio per sottolineare il legame che c'è, l'importanza dello scambio culturale e scambio tra appunto i medici di medicina generale, i medici che operano sul territorio e i medici ospedalieri. Poi ci sarà una sessione dedicata alle patologie del cuore, un'altra alle patologie vascolari, alle patologie reumatiche e quindi patologie gastroenterologiche, insomma, quindi abbraccerà un pochino tutti i vari i organi, diciamo. E quindi ecco, ci sono relatori provenienti da tutta la regione, quindi sicuramente un alto livello di relazioni per mettere a punto e fare un pochino il punto sullo stato dell'arte di quello che sono i trattamenti e la diagnostica nell'affrontare le varie patologie. Sottoscrivo tutto quello che ha appena detto la dottoressa Bitti e volevo semplicemente aggiungere che questo nostro congresso, che è arrivato ormai all'undicesimo anno, quindi praticamente sono 11 anni che gestiamo e cerchiamo di organizzare al meglio, ci permette certamente di non solo relazionarci con il territorio, ma come diceva la dottoressa, di relazionarci anche con tutti gli specialisti che all'interno della nostra regione sono i referenti per quelle determinate patologie. E quindi avere in qualche modo questo link ci permette di gestire meglio le patologie del paziente, tutte le patologie, perché appunto la medicina interna comprende diverse patologie. Il paziente che si ricovera da noi è un paziente sempre plurimorbile, fragile, con tutta una serie di patologie. E quindi questo tipo di incontri che noi facciamo, questo tipo di congresso che organizziamo, cerchiamo con non senza fatica organizzare ogni anno, ci permette appunto di fare il punto, di avere dei referenti e di poter collaborare con tutti gli specialisti che noi abbiamo nell'area, non solo nell'Asta Fermo ma appunto in tutta la regione.